La subacquea è stata veramente uno sconvolgimento della vita. Sott'acqua è veramente tutto così diverso, tutto si muove in modo diverso, la luce si comporta in modo totalmente diverso, e anche i colori, quindi è veramente un mondo molto molto particolare, molto molto difficile da fotografare, però si possono ottenere dei risultati solo sott'acqua. Questi scatti subacquei in superficie, quindi si facevano delle microapnee, si andava sott'acqua col modello, si facevano gli scatti, ma poi si poteva risalire e parlare. Mentre quando si lavora con gli apneisti, lavorando a una certa profondità, io sto sott'acqua con le bombole e non posso parlare. Quindi è molto molto complesso anche da questo punto di vista. Non avevo mai nuotato nelle acque sarde, e quindi è stata la prima volta. E sapevo che il mare non era caldissimo. Ho voluto unire questa mia passione per la danza con questa nuova passione che tuttora continua per l'apnea e così ho creato questa danza in apnea a discrete profondità. Cambiano tutte le leggi fisiche, quindi si tratta di portare la danza in acqua, considerando il fatto che ci sono delle potenzialità diverse e a mio avviso sono anche maggiori. Stamattina, muovendomi in acqua con Marisa, ho avuto le belle sensazioni. Forse più che un atleta, vorrei ancora di più trasformarmi in un danzatore, che magari fa anche record, però che nascono da una danza, non da un'idea proprio di conquista del metro. L'apnea, oltre ad essere uno sport, per me è una disciplina che ti porta a conoscerti meglio e a trovare cose di te che ti servono anche quando sei fuori dall'acqua. Quando noi scendiamo, anche se scendiamo a polmoni pieni, l'aria con la pressione si comprime, quindi abbiamo questa sensazione di come di perderci, di schiacciarci, di venire quasi annientati. E come diceva Umberto Pellizzari, laggiù rimane solo l'essenza. Impari anche a far pace e ad accettare l'idea della morte, che è una delle paure più forti che ci portiamo dietro ed è una delle cose che ci limita di più. Il mondo dell'apnea mi affascina tantissimo. L'idea di continuare a collaborare con gli apneisti per questo tipo di progetti è sicuramente quello che voglio fare. Soprattutto qui in Sardegna, la maggior parte dei miei progetti sono sempre stati fatti in altri mari e mi piacerebbe veramente tanto riuscire a sfruttare le potenzialità del nostro mare, riuscire a raccogliere queste immagini in un libro.